Buonasera. Da parte del coro Pene Nere di Aosta. Cher Monsieur Orfeo Kut, vous qui choisissiez si bien vos mots pour les mettre dans vos textes, dans vos poésies, vous comprendrez l'embarras et la difficulté qu'on a aujourd'hui pour trouver nos paroles, pour nous adresser à vous, où que vous soyez d'ailleurs. Eh bien, vous nous avez quittés un peu trop tôt pour que nous vous puissions dire certaines choses. Par exemple, encore merci pour ce chant que vous avez préparé pour nous en 2011 et que nous allons reproposer ce soir. Mais nous le chantons souvent et c'est en pensant aussi, bien sûr, à vous que nous le chanterons toutes les fois qui suivront après ce concert. Le corps est mortel, on le sait, mais l'âme, elle, non. L'âme des poètes, puis, parcourt les villages, les sentiers, les villes, les hameaux, elle demeure pour toujours. Elle est sur les bouches des filles, des garçons, des bourgeois, artistes et vagabonds. Merci de tort, monsieur Orfeo Kut. Thank you.
tema quindi un po' importante, quello di stasera, quello del legame con il proprio territorio, la propria terra. Qui nasceva dal forte rapporto con la propria famiglia, con i cari. E i canti che seguono anche vogliono avere questo piccolo filologico che ci riconduce a un amore impalpabile e difficile da qualificare. Il prossimo canto è un canto che invece ripeschiamo dal nostro vecchio repertorio. Spesso quando iniziamo i nostri concerti diciamo al pubblico che abbiamo di fronte, e lo ammettiamo subito, che i nostri canti sono per lo più canti o d'amore o di montagna. Non è così, perché facciamo anche dei brani che hanno per tema la montagna e l'amore. Però forse il canto che segue è un po' diverso, perché è un amore per qualcosa di... per qualcosa, ecco. È il legame che si ha con un oggetto, ma non è un oggetto qualsiasi, è il Vyurakar, cioè la casa, una vecchia casa a cui vanno i nostri pensieri quando pensiamo a dove un popolo abita. E quindi il protagonista è proprio questo Vyurakar, un rakar che viene dalle nostre parti, un rakar di legno vecchio, un ultimo monumento di un passato pieno di gloria e che rischia di essere dimenticato. Infatti Nyeong se n'ha per sei e loro crollano. Se in più anche lo Papa Gran decide che il legno con cui è fatto questo edificio è neanche buono per lo fuoco, neanche buono per il fuoco, allora siamo proprio alla frutta. C'è da dire però che questo è, e questi ultimi edifici che abbiamo sono dei veri e propri monumenti, 300 anni di gloria che rischiano di andarsene così, sostituiti da, cito il brano, una baracca moderna. E se lo dico io da architetto, forse ci potrebbe essere un problema. Intanto che da domani mi butteranno fuori dall'ordine, ma questo non è un problema, ma soprattutto che bisogna cercare di nuovo quel legame così forte tra noi e il nostro territorio e le nostre abitazioni. Vyurakar.
Questa sera siamo molto contenti che siano con noi sul palco alcune persone che l'anno scorso non c'erano, sono Roger, Mathieu e Roger, e c'è anche il ritorno di Giorgio con noi. La patria come famiglia, la patria come abitazione. Adesso un altro brano che proviene direttamente dall'Ottocento, il secolo in cui le nazioni europee si creano, e si crea quel sentimento forte di appartenenza, di patria, che molte volte in molti brani ha avuto anche, rileggendola tempo dopo, alcune piccole derive militari che hanno la guerra come sottofondo, e anche dell'epoca questo. Abbiamo scelto un brano che invece è diverso, perché la tematica sembra nata dalla fratellanza e da un terzo legame, quella della persona con il proprio territorio, e nasce da una gioia di raccontare la terra di questo popolo boemo in maniera diversa. Vedrete soprattutto nella prima parte del canto si parla di spighe di grano che biondeggiano ondeggianti nel sole, di un fiume che lambe tutte le selve e che è un fiume possente come quello della Moldava, quasi come se gli autori avessero voluto dipingerci e renderci visivo questo brano che si chiama Dov'è la mia patria. Fa strano dire che è un brano visivo quando è ancora oggi l'inno della Repubblica Ceca. Prima del nostro ultimo brano, devo ricordarvi che questa settimana i cori dell'Arcova promuovono una
azione di raccolta di fondi per i terremotati delle regioni colpite dal terremoto, perché il mio presidente, che senza conflitto di interessi anche il presidente dell'Arcova, mi ha fatto una lista di 4 regioni e poi ha detto ricordati tu, quindi posso sapere, Franco, com'era già? Abruzzo e Marche, giusto? Ok, Abruzzo e Marche, quindi troverete all'uscita tutte le sere una scatola, non prendetela, lasciate invece qualcosa e per più sere se volete. Ultima cosa da dire. Ah sì, le dernier champ, parce que la patrie c'est aussi notre petite patrie. Le concept de patrie est à moitié entre deux points de vue très très lointains et aussi contrastants parfois. Il s'agit d'un côté d'un amour qui est un peu trop pris au sérieux et qui risque d'être un acte d'exclusion et de barrage vers d'autres peuples. Et il faut rappeler que Victor Hugo, dans le 19e siècle déjà, quand il n'y avait pas encore notre Europe, disait « ne soyons pas français, ni allemands, ni italiens, mais soyons européens ». Et puis il disait aussi « ne soyons pas européens, soyons humains, croyons dans l'être humain et dans l'humanité en général ». Donc la patrie pourrait être très bien un très grand, le plus grand des égoïsmes peut-être. Mais de l'autre côté, c'est aussi la raison pour laquelle qui laisse la propriétaire sans la distance, sans de l'émotion. C'est le cas de, on pense à personnes qui ont dû laisser la Vallée d'Aoste pour raison de travail, comme par exemple notre ami Beppe qui ne peut pas chanter avec nous parce qu'il est à Londres. Il chante peut-être un jour, il chantera avec les King Singers. Je ne crois pas, mais on espère que oui. Et par exemple d'autres gens comme Monica qui a dû s'éloigner jusqu'en Toscane, et on sait qu'elle est ici ce soir et c'est toujours bien de rentrer chez soi, dans sa petite pays, dans son propre pays natal. Merci de la part du chœur Penninelle d'Aoste, dirigé par Marilène Alberti. Bonne soirée.